Voice Town, dove le pagine prendono vita dalla voce dei loro autori. A Voice Town oggi ascoltiamo la voce di Enrico Ianniello, che a 40 anni dalla tragedia di Vermicino ha scritto Alfredino laggiù, il racconto di un viaggio magico in fondo a quel buco nero, alla ricerca dell'infanzia perduta. Alle nostre spalle, da una stradina sbuca a tutta velocità un'ape, uno di quei piccoli motocarri a tre ruote, tutto dipinto d'azzurro. Un copricassone nasconde il contenuto. Ne scende una coppia di sessantenni, all'apparenza contadini, che si vedeva seduta stretta stretta, spalla contro spalla, attraverso il parabrezza. Dallo stereo a cassette, montato artigianalmente lì davanti, tra il manubrio da Vespa, con le marce a destra, il piccolo cruscotto pieno di cartacce e una madonnina di Lourdes di plastica lattea, di quelle piene d'acqua benedetta ma ormai vuota. Da quel mangiacassette una canzone si diffonde nell'aria. È On My Own, di Nicca Costa. Una canzone molto sentimentale, strappalacrime, che poco c'entra con l'aspetto dei due contadini. La vocina della piccola Nicca risuona fortissima nella mia testa, mentre l'olfatto è pienamente occupato dal profumo potente che evade rapido dal cassone, appena i due lo aprono con un gesto secco. Lì dietro ci sono decine e decine di croccanti, odorosi e ancora caldi, panini al salame, incartati in tovaglioli bianchi. I ragazzi fanno ressa attorno al motocarro e i panini vengono consegnati celermente, passando tra le mani senza sosta, al prezzo di 500 lire l'uno. I piccoli sportivi tirano fuori la banconota azzurrina dai calzini, dalle mutande, dalle scarpe o dai reggiseni. Quando allungano le braccia per scambiare la banconota con il panino, mi accorgo che, all'altezza delle ascelle e dell'inguine, le stoffe lise delle magliette e dei pantaloncini sono rigonfie, piene di gelsomini bianchi che spuntano a folti mazzetti dalle pieghe delle braccia e delle gambe. L'odore che emanano è dolcissimo, da capogiro, da sera di giugno seduti sotto un portico di campagna, mano nella mano, con qualcuno che ci ha fatto innamorare. L'arbitro mi si avvicina. «Lei, signore, deve aver avuto un'infanzia notevolmente serena. Molti di questi giovanissimi atleti si dichiarano suoi amici, mentre un buon numero delle ragazzine presenti in entrambe le squadre parla di lei con assoluto interesse. Questo vuol dire che deve essersi sentito amato, riempito di attenzioni. È estremamente probabile, ma non ci scommetterei. Molti di noi non si accorgono dei fiori di gelsomino che sono capaci di far crescere nelle pieghe dell'inguine o delle ascelle, quei piccoli, profumati fiori bianchi, puri, primaverili. Fiori che crescono proprio nei punti del corpo in cui, a quell'età, siamo convinti che risiedano le nostre vergogne. Guardi, ne sono pieni. Alle ragazze crescono anche tra i seni. E quando si emozionano o si accaldano, l'odore è lancinante, commovente. Ad ogni modo, ci tenevo a dirle che Salvatore ha ben rappresentato il sentimento che tanti di questi ragazzi hanno nutrito nei suoi confronti. E anche chi non si è potuto definire propriamente suo amico ha dimostrato la presenza di un affettuosissimo ricordo, parlando di lei. Scusi il superlativo assoluto, ma con l'aggettivo affettuoso si rischia sempre di rimanere corti, diciamo così. Però adesso mi dica una cosa, la prego. Può aiutarmi rispondendomi con tutta la sincerità di cui è capace? Certo, mi dica pure, farò quello che posso. Sul corso di Terni c'è sempre la cartoleria Persici, chiede con giganteschi occhi da bambino, colmi di lacrime.